Siamo con Tobia Cavallini e Alessandro Perico alla fine della seconda giornata di gara qui a Monza. Allora anche rivolgiamo una domanda prettamente tecnica, che può essere quel discorso di cambiamento di assetto da ieri con condizioni di umido arrivare a oggi con più asciutto, e un qualcosa relativo alla gestione della prova Grand Prix, quindi traffico, sorpassi e tutto quello che concerne. Ma innanzitutto noi siamo partiti con un assetto abbastanza morbido e poi siamo andati lavorando, ma non tantissimo, in funzione dei due giorni della gara. Qualcosa abbiamo modificato, però è sempre stata abbastanza una gara abbastanza scivolosa, e quindi non siamo andati mai all'estremo del duro di quando vai con molto grip. Anche perché comunque cambiando la gomma cambiava parecchio l'assetto, e quindi era già una variazione abbastanza importante. Quanto riguarda la Grand Prix, è una prova dove tu sai che se sei fortunato riesci a fare comunque un buon tempo e prendi il passo. Io non sono un pistaiolo, quindi faticavo molto nelle staccate, però quest'anno forse è stata l'unica Grand Prix che ho fatto abbastanza bene. Ho avuto anche un po' di fortuna il primo giro di non trovare traffico, a differenza del secondo giro che ho trovato traffico e ho alzato addirittura il tempo parecchio dal primo giro. Però questo è il rally di Monza, quindi bisogna avere un po' di fortuna. Per il resto, diciamo, una buona gara nel complesso. Tutto via, confermi più o meno le stesse scelte? Sì, noi siamo partiti invece decisamente morbidi, perché durante le prove libere non avevamo gran feeling e quindi, come dicevo anche prima, abbiamo fatto un inizio molto conservativo, poi siamo andati via via indurendo la macchina, anche se non riusciamo, soprattutto nella Grand Prix, a trovare un ritmo decente, la soffriamo veramente in maniera particolare. Adesso abbiamo fatto una modifica importante sull'ultima prova, però non riusciamo ad essere performanti, quindi siamo adesso un po' nel caos a livello di regolazioni. Un'altra domanda, a livello di gomme, con queste nuove WRC Super 1006 Turbo, avete mai avuto grossi problemi come magari in passato? Cioè, trovate che queste vetture fanno lavorare veramente bene i pneumatici? Ma sì, in realtà è il primo anno, anche questa è una bella domanda, perché in effetti ci siamo proprio chiesti oggi, non ho mai visto le gomme lavorare così bene, addirittura sarà anche che in certe prove c'è mancanza di grip, però la gomma lavora molto bene, quindi vuol dire che la macchina non fa soffrire le gomme. Sei d'accordo? D'accordo al 90%, nel mio caso invece abbiamo avuto, probabilmente perché non eravamo chiaramente a posto, un consumo un po' anomalo, ma non tanto relativo alla gomma quanto al setup in funzione della prova, della durata e del grip che c'era. Un'ultimissima domanda, domani sicuramente tu entrambi affrontereste il Master Show, come prevedete di settare la macchina rispetto ad oggi? Ci sono delle modifiche importanti oppure cercate di mantenere le stesse soluzioni? Penso che tu da pilota mi dirai che la soluzione sarà mettere la macchina molto reattiva e alzarla un pelino dietro e fare magari non andare così chiusi di convergenza, perché essendoci un sacco di chicane aiuterà a essere più reattiva e inserimento e uscire più dritti possibile. Ho detto Motor Show? È Master Show? Vabbè, uguale, dai. Anche tu pensi così? Sì, assolutamente quello che dice Ale, cercando poi di privilegiare al massimo la trazione, perché nell'uscita dalle tante ripartenze che ci sono è importante che la macchina schizzi via più possibile. Comunque anche in qualità di pilota confermo esattamente quello che hanno detto loro due. Chi è pilota?